quello che andiamo a realizzare oggi è la scorza del dolce dell'eccellenza siciliano, conosciuto in tutto il mondo, apprezzato in tutto il mondo, che è il cannolo. Gli ingredienti sono farina, strutto, che è originariamente il grasso utilizzato ed esclusivamente il grasso utilizzato per fare questa pasta, e le uova, lo zucchero, il marsala, che è un altro ingrediente principale nostro, tipico della nostra terra, il vino marsala, e poi degli aromi, dalla vaniglia al cacao, al caffè e alla cannella. Quindi noi partiamo inserendo la farina nell'impastatrice e poi aggiungiamo i liquidi e piano piano tutti gli altri ingredienti. Terremo per ultimo il grasso, quindi lo strutto, e che ammorbideremo poi anche col marsala, che ci serve anche da regolatore per quanto riguarda l'elasticità della pasta. Inseriamo la farina, mettiamo le uova, iniziamo a fare girare la macchina in prima velocità e nel frattempo apriamo le bacche di vaniglia per prendere i semini all'interno. Sarà una pasta molto dura da modellare a mano, però ci vuole del tempo per poterla proprio lisciarla completamente. Il marsala lo alterniamo poi con lo zucchero. Abbiamo l'impasto pronto che prendiamo dalla macchina. Come vedete è un impasto abbastanza duro, comunque deve riposare almeno un paio d'ore. Tagliamo una parte dell'impasto e facciamo dei salsicciotti. Un'avvertenza: l'impasto va tenuto sempre coperto con la pellicola perché si asciuga, fa la crosta, e quindi conviene sempre quello che non si utilizza tenerlo chiuso con pellicola. Facciamo un salsicciotto, dopodiché tagliamo dei dischetti, si schiacciano leggermente. Adesso con questi dischetti li appiattiamo allo spessore di circa un paio di millimetri e facciamo degli ovali. Questa è la dimensione dell'ovale e si appoggiano tutti sul tavolo. Si deve avere l'accortezza di appoggiarli uno sull'altro lasciando un piccolo lembo nella parte superiore. Ci servirà in un secondo momento per poter passare un po' di uovo col pennello per poterli attaccare alla cannula. Chiaramente l'ultimo non lo pennelliamo tutto, ma lo lasciamo solo nella parte alta pennellato. Queste sono le cannule di alluminio che si trovano nei negozi che vendono prodotti per pasticceria, sono per quelli che si usano per fare i cannoncini di sfoglia, in un certo senso un po' più grandi. Si prende il nostro impasto, si piega la parte non unta direttamente sulla cannula, si schiaccia e la mettiamo da parte. Iniziamo la procedura per la frittura. Adesso caliamo nell'olio caldo. Adesso appena salgono li spingiamo su. Ecco, spuntano le caratteristiche bolle della scorza. Li facciamo scolare bene. La pasta deve restare asciutta e non deve essere inzuppata d'olio. Adesso dobbiamo togliere la cannula dalla buccia con delicatezza perché è calda comunque. Cerchiamo di toglierla spingendola prima da un lato e poi dall'altro lato fino a quando riesce ad uscire tutta. Allora, adesso facciamo la scorza del cannolo con la crema di ricotta, 1 chilo di ricotta di pecora con 350 g di zucchero semolato. Viene miscelato tutto con l'aiuto di una paletta, dopodiché si fa riposare la crema di ricotta in frigorifero per una notte, in maniera tale che i cristalli di zucchero si sciolgono completamente nella ricotta. L'indomani si prende la crema e si setaccia con un setaccio fine. Dopodiché si aggiungono a piacere, se si vuole, delle gocce di cioccolato fondente e la crema è pronta per essere utilizzata come farcitura nella scorza del cannolo. E adesso andiamo a riempirla. Si prende o una spatola oppure anche le massaie possono utilizzare un cucchiaio da cucina e si spinge la crema di ricotta dentro la buccia. Si spinge la ricotta fino ad arrivare all'altra metà. Questo è il cannolo pieno. Lo spolveriamo con un po' di zucchero a velo e dopodiché lo finiamo con una scorzetta
di arancia candita, di arance siciliane al naturale, e il cannolo è pronto.